Grazie specialmente alla FIP per questo volumento. Io sono vicepresidente di Confcommercio in provincia di Udine, quindi sarà molto utile, ne parleremo moltissimo perché è uno dei problemi che stiamo affrontando in questa crisi a livello di lavoro con questi colleghi. C'è la mancanza di contenuti all'interno del nostro settore, quindi è un aiuto che diamo sicuramente, dobbiamo andare più capillare possibile in giro per l'Italia, perché è una cosa veramente, se l'avessi avuto io nell'85, non avrei potuto avere alcuni sbagli che abbiamo fatto. Io lavoro da quando avevo 16 anni e dopo i primi viaggi all'estero è nata la convinzione che il nostro prodotto andava servito in maniera diretta al consumatore. Noi siamo un'azienda medio-piccola, esportiamo in tutto quanto il mondo, con delivery, daily delivery su Londra, New York, Stoccolma, quindi conosciamo tutti quanti la ristorazione di questi grandi paesi che ha un'evoluzione molto più veloce, in 4-5 anni si cambia tutto, quindi noi facciamo viaggi all'estero almeno 3 o 4 volte al mese per cercare di servire al meglio i nostri clienti e facendo questi viaggi all'estero abbiamo capito tante cose. Noi siamo in Friuli Venezia Giulia, siamo un paese di frontiera, abbiamo l'Austria, la Slovenia vicino, dove un caffè costa 2 euro, 2,50 euro, quindi capiamo benissimo come chi resta in Italia, specialmente Andrea o Dani, sono degli eroi chi intraprende un percorso di ristorazione in Italia all'estero, cioè in Italia adesso, perché noi da Villacco, quindi Austria, fino a Berlino, troviamo la cucina tipica che è fatta di milanesi, booster, zuppa di goulash. La cucina italiana all'estero viene portata a livelli altissimi. Dove non viene assolutamente rispettata è l'Italia. Stiamo perdendo tutto il patrimonio, stiamo perdendo tutto quanto che abbiamo seminato. Scusa Carlo, mi permetti un'osservazione. Diciamo che troppo spesso, più che di cucina italiana, quindi di Made in Italy, è Italian sounding, ovvero qualcosa che orecchia più o meno vagamente con prodotti di contraffazione o di terza, quarta qualità, che ecco, una delle battaglie è quella di guadagnare, di far guadagnare il Made in Italy rispetto all'Italian sounding. Ecco. Esatto, e questa è la cosa che ci ha spinto ad andare verso una... Il nostro slogan è Simply Luxury Food. Noi forniamo tutti quanti i negozi più belli, Harrods, Manuel Dermeyer, Monaco, tutta questa serie di clienti qui, e vogliamo portare il prosciutto abbinato delle paste o delle verdure a un prezzo medio che va tra i 15 e i 20 euro. E lì è stata la sorpresa. La sorpresa l'abbiamo già avuto nel 95 quando abbiamo fatto un prosciutto fatto con il maiale iberico, che in Italia viene venduto erroneamente come pata negra, qui è una nota che mi interessa benissimo, che la porto avanti di continuo, lavorato in Italia. Ci siamo chiesti alla fine, quando abbiamo visto il prezzo finale di vendita, che allora era 21.000 lire al letto, a chi lo vendiamo adesso? Ci siamo messi lì nei punti vendita a vedere chi lo comprava, e abbiamo scoperto che la vecchina in pensione da sola a casa, invece di comprarsi 2 etti di prosciutto normale, si comprava il 30 grammi di quello lì. Il consumatore non è sparito, non è che i soldi sono spariti di colpo, è cambiata la voglia di spendere i soldi, il modo di spendere i soldi. Io voglio spendere i soldi, devo mangiare e cenare perché devo nutrirmi, comunque devo andare a mangiare e a cenare, però voglio avere contenuti. Voglio avere cortesia, voglio avere logistica. Noi abbiamo fatto, come diceva Vittorio, il percorso inverso, non da chef a imprenditore, ma da imprenditori a chef. E quello è gestire un ristorante con 15 persone, è come gestire una fabbrica da 60. Ecco, scusa, volevo chiedere qual è la dimensione media dei vostri punti di ristorazione? Ma noi sono, mediamente, sono sui 120 coperti minimo fino a un massimo di 350 come quello di San Daniele. E con quanti addetti mediamente? Quello di San Daniele ha 13 addetti, ha aperto 363 giorni all'anno, chiuso Natale e Pasqua, e ha un coperto medio, presenza giornaliera di 400 persone circa. Ticket medio dicevi tra 15 e 20? Tra 15 e 20 euro, sì. La sorpresa è che abbiamo un negozio anche a San Daniele fatto all'interno del ristorante.
se mi spendono 15 o 20 euro di tavolo, poi me ne spendono anche 200 o 300 euro nel negozio. E questo a San Daniele, un paese di 8.000 abitanti. Quando l'ho fatto mi ha detto sei un pazzo scatenato, non siamo a Milano, non siamo a Londra. E invece siamo accorti che la gente, e il consumatore, credetemi, non è quello che noi pensiamo all'inizio, ma è il 70% della gente vuole contenuti, qualità. Qui non si scappa. Ormai la gente è cambiata, il consumatore non lo freghi più, viene una volta, mangia male, non torna più. La maggior parte di voi scommetto che scatta il grasso del prosciutto. Avete ragione, perché la maggior parte del grasso fa schifo. In Italia mangiamo 45 milioni di prosciutti all'anno, tutti quanti crudi. Abbiamo 8 milioni di maiali, non vi dico nient'altro. Dopo, da questa cosa qui poi siamo partiti, adesso ne abbiamo 10 di punti vendita, ci siamo fatti le ossa nel Triveneto, qui c'è anche il nostro affiliato Sergio che da Salomire è diventato ristoratore anche lui, e quindi adesso cominceremo ad andare su città importanti perché abbiamo fatto un saltino che non riuscivamo a capire. Lavorare, tantissima gente dentro, tutti contenti, però non restava niente in cassa. Questo punto sicuramente introduce una nuova categoria che, se non sono stato un lettore superficiale, ma non so se sia stata prevista nel manuale, ovvero quella del ristorante come vetrina dei prodotti di eccellenza di un produttore, e quindi vorrei dire quasi una funzione strumentale del punto di vendita del ristorante rispetto appunto all'obiettivo vero, che è di vendere il prodotto e non solo di trasformarlo per il consumo immediato e diretto. Attenzione, questa è una strada sulla quale stanno andando in molti, e non solo in questo settore. Ecco, per esempio anche nel caso del vino sta succedendo sempre di più, produttori di vino anche molto importanti che hanno un punto di ristorazione veloce come introduzione allo spaccio in cui vendono a chi passa. Ecco, la cosa interessante da questo punto di vista, che però secondo me è da sottolineare, che occorre anche una forte capacità di attrazione, perché non è che a San Daniele capitino tutti per caso, cioè a San Daniele e da te arrivano perché vogliono arrivarci, dopodiché, convinti dalla qualità di ciò che assaggiano al ristorante, passano al punto di vendita che poi coincide e si portano a casa tutto il resto. Però ripeto, ecco, c'è un discorso di ricambio di sotto. Diciamo che devi riuscire a convincermi a venire a San Daniele innanzitutto. Ecco. Abbiamo un ufficio che si occupa di questo, lavora dal 90 con tutte le agenzie turistiche della Bassa Germania, della Baviera, dell'Austria, Trentino e Lombardia. Quindi cerchiamo di prendere tutti quanti i flussi da e per Venezia. Noi siamo in un'area veramente piccolina là sopra, siamo un milione di abitanti in tutto il Friuli, quindi aprire un ristorante lì è veramente un'impresa, perché non c'è il bacino d'utenza. Con questi sforzi, aprire uno a Milano sicuramente hai un bacino d'utenza molto più alto. E quindi avendoci fatto le ossa lì, possiamo essere quasi pronti per uscire. Abbiamo impiegato 4 anni a fare l'analisi su tutto quello che facciamo all'interno, tutte le procedure, tutto proprio, non ci scappa niente. Abbiamo lo 0,5 che non riusciamo a capire dove va, però è una percentuale. Mi sembra soddisfacente come performance. Ma... Grazie Carlo. Andrea, ecco.